Ciao, sono Giulio Tarantini e sono qui a presentarvi un piccolissimo tutorial di Still Life, una cosetta divertente, carina, molto semplice da realizzare, soprattutto con pochissimi mezzi, perché abbiamo bisogno solamente di un piccolo flash, un telecomando, che può essere anche un telecomando con il cavo, e assolutamente anche indispensabile, e ovviamente un cavalletto per tenere la macchina ferma sull'oggetto che abbiamo fotografato. Il telecomando è indispensabile perché quello che voglio fare io è lanciare questo limone dentro il bicchiere pieno di acqua e quindi scattare lo stesso momento appena il limone toccherà l'acqua stessa, insomma, non da fotografare lo splash, gli schizzi d'acqua. Per rendere più carina la scena, io metterò dentro dei cubetti, sono dei cubetti di ghiaccio finto, sono in plastica, ma potete utilizzare normalmente i cubetti di ghiaccio che avete sperimentato. Ma questo che se li ho, li utilizzo, questo che li uso spesso anche in studio, quando faccio Still Life. Abbiamo bisogno di un flash, un telecomando che può essere remoto oppure con il cavetto, se avete con me, e un cavalletto per tenere la macchina ferma per poter fotografare, ovviamente, l'oggetto in questione. Incominciamo con il settaggio del flash. Comincio con metà potenza, qui sono a 5 appunto, e vi chiederete perché a 5? Beh, da qualche parte bisogna cominciare. Quindi cominciamo da 5 e poi si avrà sempre tempo di abbassare o alzare la potenza della flash stesso. E io voglio che il muro, quindi lo sfondo di questo bicchiere, sia completamente bianco. Benissimo, mettiamo il flash su un supporto super tecnico, in questo caso una scatola di cartone, e facciamo una prova. Parliamo anche del settaggio della fotocamera. Qui l'ho settata a un 200esimo, F8, ISO 200, è una buona base di partenza. Adesso proviamo subito uno scatto così vediamo che cosa esce fuori. Allora, mettiamo a fuoco l'oggetto, dopodiché ci conviene da autofocus settare in manuale in modo da non spostare più il nostro focus sul bicchiere. Facciamo una prova prima senza il flash. Ok, perfetto. Senza flash abbiamo praticamente quasi esclusivamente buio, abbiamo un pochino di riflessi sul bicchiere, ma è relativamente buio dappertutto, va benissimo. Adesso accendiamo il flash, abbiamo detto che siamo a metà potenza, e proviamo uno scatto. Ok, abbastanza soddisfacente, ma vedo ancora il muro piuttosto grigio, non è bianco come voglio io. Potrebbe già essere comunque un bel risultato. Aumentiamo di uno stop e vediamo un attimino adesso. Bene, ci siamo. Molto molto meglio, però ancora non è completamente bianco lo sfondo. Allora, adesso io non voglio cambiare settaggio. La profondità di campo mi va bene, un 200esimo anche. Non voglio aumentare la potenza del flash perché rischierei di non congelare le goccioline di acqua dopo lo splash, e quindi alzerò un po' gli ISO, proverò a 320, anzi è ISO 400, tanto queste camere tengono benissimo l'ISO ovviamente. Bene, proviamo un altro scatto, benissimo, adesso mi piace, direi che è perfetto per quello che voglio realizzare io. Bene. Adesso cominciamo a divertirci. La parte più divertente. Riempiamo l'acqua del bicchiere in modo che possa fare degli schizzi più alti possibile. Telecomando. Ok. E via. Andiamo. Dobbiamo sincronizzare tutto. Oh, molto bene. Questa mi sembra già molto carina. Andiamo, decisamente sì. Ok, proviamo ancora. Molto bene.
Riempiamo con un po' d'acqua. Ok. Ah, importantissimo è avere sulla mano, la portata in mano. Scusate, gioco di parole. Perché altrimenti creerete un lago intorno e vostra moglie amorosa non sarà sicuramente felice. Io ce l'ho, è sotto, eh. Oh, molto bene, sono soddisfatto. Adesso proviamo a passare le foto in Lightroom e a posto produrre avere un attimo.